ragazzi e benvenuti in questo video. La doppietta di Ciccio Caputo, il gol di Duncan hanno aperto la domenica di Serie A. Lunch match tra Sassuolo e Spal, il Sassuolo ottiene la seconda vittoria interna. Sassuolo 3, Spal 0. Terza sconfitta invece per la squadra di Semplici, che quest'oggi veramente non è scesa in campo. Una sconfitta netta, doppietta per Ciccio Caputo. Due assist oggi invece per Domenico Berardi. Saranno contenti i tantissimi fanta allenatori che dopo i 5 gol raccolti nelle prime 3 giornate per l'esterno del Sassuolo, la sorpresa di questa inizio di stagione per quanto riguarda la squadra nero-verde, oggi 2 assist decisivi. Quest'oggi invece si materializza la grandissima domenica, forse la prima grande giornata per l'ex bomber dell'Empoli. Doppietta e terzo gol stagionale dopo il gol realizzato alla prima giornata all'esordio stagionale allo Stadio Olimpico contro il Torino. Ciccio Caputo, prima una grandissima, diciamo, ripartenza con l'asse, il Sassuolo che riparte benissimo con 4 tocchi, diciamo, neutralizza il grandissimo pressing della squadra di Semplici, riparte con l'ex Roma De Frel che offre una palla d'oro impossibile da sbagliare per l'ex attaccante dell'Empoli, è 1-0 al 25esimo, firmato da Francesco Caputo, che quindi realizza il primo gol casalingo in questa stagione. Poi arriva anche il raddoppio proprio a fine primo tempo, il gol che chiude definitivamente il match, il gol che chiude comunque, che anche dà molta negatività a tutto l'ambiente della Spal, perché prendere un gol proprio nei minuti di recupero del primo tempo poteva comunque cambiare, diciamo, l'economia del match. Gol ancora una volta inventato, diciamo, da Berardi, un grandissimo assist di spalla, palla di Duncan all'interno della rigore per Domenico Berardi, che di spalla serve a gran giro Ciccio Caputo, che di sinistro batte Berisha per il 2-0 al 45esimo. Arriva anche il tris ad inizio ripresa, il gol che chiude veramente il match. Altra, diciamo, c'è stata una grandissima, una mischia, non si è neanche capito come sia nata questa azione mischia all'interno dell'area di rigore. Berardi è il più lesto, il più veloce a prendersi quella palla, si presenta davanti a Berisha, grande parata dell'ex portiere dell'Atalanta, però alla fine arriva il tocco vincente di Duncan che chiude definitivamente il match. 3-0, vittoria meritata. Sassuolo che in questo momento si porta a 6 punti in classifica, rimane invece nel fondo della graduatoria la Spal, che subisce la terza sconfitta in questo, diciamo, inizio di stagione. La vittoria contro Lazio aveva dato speranza per questa, diciamo, partita, per questo lunch match contro il Sassuolo, invece è arrivata una sconfitta netta. Non mi aspettavo comunque un lunch match così deciso, così comunque senza, cioè così chiuso già dal primo tempo. Mi aspettavo sicuramente una bella prestazione del Sassuolo dopo il bruttissimo, diciamo, spettacolo fatto vedere la settimana scorsa a Roma. Invece quest'oggi bene il Sassuolo sia nel primo sia nel secondo tempo. Una novità, una cosa che ovviamente non scompare mai in queste prime giornate, i recuperi veramente infiniti a fine partita. Anche quest'oggi siamo arrivati al 100esimo minuto, perché per valutare un fuorigioco, un gol annullato lato alla spalla per il fuorigioco millimetrico di Kurtic sul gol annullato sull'azione che aveva portato al 3-1 di Muggia al minuto numero 89. 6 minuti per valutare il fuorigioco veramente millimetrico di Kurtic, e alla fine la Spal che non riesce neanche a segnare il gol della bandiera. Una sconfitta sicuramente che dovrà far pensare all'ambiente ferrarese, perché si tratta del terzo KO in questa stagione in 4 partite. Domenica sicuramente non sarà facile andare, e sabato prossimo adesso sarà il turno infrasettimanale e poi l'appuntamento all'Allianz Stadium contro la Juventus di sabato alle ore 15. Invece per il Sassuolo veramente solo complimenti, come gioca la squadra di De Zerbi, veramente è veramente un piacere vedere giocare questi giocatori, questa squadra. Sassuolo a 6 punti in classifica, vittoria meritata con doppietta di Ciccio Caputo. Ringrazio per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.